Ragazzi, ascoltate, ma facciamo un buon gioco. Sta succedendo proprio un triatino, una guerra. Una guerra, mamma cazzo, mamma cazzo, mi chiamo Ricci. Sta dicendo parole a tutti quanti di noi. Ah, sta così, che stanotte mio marito televisione appicciava a studiare. Ma è venuto mio marito e ha cominciato a rossare. Banani. Ragazzi, come non sto capendo niente. Non mi sta facendo chiudere l'uocciano. Ti lo giuro. Ma che lo che stai a casa mia? Mai ne stai che i tririsci stai. Ragazzi, ma quando si lei? Ma no, ma che si comincia a fare? Ma che si può mandare? Mia sorella, le mie sorelle, dove stanno le mie sorelle? Sai quante volte ti hai fatto sto mobile? Sai, Rish, conversa! E dici hai ragione! Hai ragione! Ho ragione! E dici! Ma Rish, che mi hanno fatto una statua come quella dell'America! A te, a mamma, a Sasà, a Rosal, a Raimondo, e Cake! We made the cheese! Hai ragione, non ti sto dicendo niente! Uè, ma no, che stava facendo... Sapete quando mi sta a pusciare il mannaggia? Lo passeggio! Sta facendo un passeggio vicino a un mobile! Sta facendo un'auto e ce ne vengono! Stai facendo una cosa e mi faccio scoprire che stai facendo! Ecco! Sei posto! Accanto c'è una cucina di mobile! O telefono zigiri! Uomini! E vieni! Vieni a salutare! Sta facendo la rossa, sta facendo la tedesca di Calcutta, vieni, a come pigliava la ricchina a mano, e ti puoi mettere vicino alla seggio, ti faccio fare la testa e poi mandavo di letto, vieni a qua, vieni. Ecco, noi, ma parli nel commento. Buongiorno ragazzi, ecco. Sto bene, come state, tutto a posto? Ma basato, perché è sabato, San Paganino. Tutto a posto. Ah, io mi ero dimenticato che oggi era sabato, c'è una essenza. Che giorni? Con magistrato. E lo giorno davanti a te mi ero dimenticato. A te sai. È sabato! Light in un modo contenta con. È contenta di sabato lei. È contenta. Che vuoi avvicinare anche la cucina? Non lo so. Ma che sei vicino anche la cucina? Io sto sempre da fare di là, io sto sempre da fare. Sei vicino anche l'immobile? No, no, ma no, ce la no, già no. Fa prendere poca gente immobile che l'hai consumato. Sì, che consumativo. L'hai consumato. Se può mangiare la cucina. E bubuniere, che buon di caffè, ho fatto 4 immagini a città, te bubuniere. Perché a una, bene, volta a una volta me l'avevi scassato tutto quanto e l'avevo zeccato a moto sua. E ragazzi, sto bene, come state? E petazzo che fa essa, riusciamo, vale. Che vuoi dire, gamba lunga, che vuoi dire? Dove sei stata ieri? A casa, ora io mi metto a capo pomeriggio, ma tu metti, ma stato tu metti tutto pulito. Sì, che sto per là, io ne è sceso proprio. Che sta tutto controllato, che si tenete con terra in cuore. Stavo stanca, stamattina sono venuto un po' lì, no, non fa niente. Stamattina è venuto tardi e io c'ho città, non fa niente. Tu a me, lei lo sa, ma hai detto viene il 6, viene il 7, viene l'8. Vieni quando vuoi tu e te ne vai quando vuoi tu, oppure il castello in galera di no, no, sto tranquillo. Oppure dico fa questo e fa quello, fai tutto tu qua. Sì, ce l'abbiamo la signora che ci stira, la signora che ci aggiusta i panni negli armadi, la signora che fa tutto perché tu vai innanzi a rete, butti solo la ricchina capata, e compagno. Sì, ho detto sì, c'era. Come si chiama la signora? Liliana, no Liliana, Liliana. Va bene, no, perché ha tutti questi scetrulli all'occhio di questi cucuzzielli frasciati che non vanno a guardare i vini nella che ha sotto scrivito che io l'ho maltrotto, che io faccio questo, che io faccio questo. Quello che faccio, secondo me, voi, non posso andare neanche no. Ragazzi, noi i miei follower in amore, la gente sta scrivendo gatti lei. Ragazzi, ok, no, gli apri qua! A questi apri! Sudato questo! No, vieni qua! Vieni qua! Gli ultimi 15 giorni, perché gli altri 15 trovo già una badante!
Guardate qua il provolone di Arnaldo tutto sudato. Maro, guardate qua. Ma che hai fatto con mamma là di? Che hai fatto? Che hai fatto tu con me? Ma che non vuoi lavorare più? No, io... Ah, mamma mia. E che sto fa, Uri? Che ma sto fa? Che tu vuoi fare? Ma che... Ma che mi si fa su tutta? Pugliato. Sono tornata, sono andata a cantare, ho chiamato a mio figlio Raimondo, ho detto Raimondo a mamma vieni a guardare un po' con la nonna, ho trovato mia mamma con la borsa, si è fatto la borsa perché vuole scappare e andare al palonetto, perché ha detto che qua lei non riesce a stare, gli sto facendo di tutto e di più, purtroppo a cervello non la potremmo combattere. Eccola qua, questa è la birbantella che vuole scappare da qua, vuole andare a casa di mia sorella, ma mia sorella ha un sacco di problemi peggio di mia, quindi lei deve stare 15 giorni qua e 15 giorni da mia sorella. I 15 giorni qua lei vuole evadere, vuole scappare. Io sto facendo di tutto e di più, c'è qualcuno che mi aiuta. La sera non voglio stare da sola. E non stai da sola, è venuto Raimondo. È venuto Raimondo.